la posizione del Movimento 5 Stelle è nota da sempre. Quello che dico è che, come abbiamo incontrato i gruppi che sono scesi in piazza per dire sì alla TAV, adesso è giusto che il Presidente del Consiglio e tutto il governo incontrino i gruppi che sono scesi in piazza dicendo no alla TAV ieri. E è chiaro che proseguiamo sulla strada del dialogo da una parte e dello studio costi-benefici dall'altra, perché crediamo fortemente nel fatto che i cittadini, quando ci hanno eletto il 4 marzo, ci hanno detto anche: verificate se i soldi delle nostre tasse si stiano spendendo bene o male. E gli studi costi-benefici sono legati ad un comitato scientifico, non ad un'idea politica, quindi ci diranno su tutte le infrastrutture in breve tempo quali sono gli obiettivi da raggiungere.